Oh, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, farò episodio 1 dell'esperimento con la cover crop. Questo video sarà tutti insieme, quindi fresatura con erpice rotante al piego da 2,5 metri, che avete già visto in un altro video della preparazione del letto di semina per l'erba medica, ve lo lascio qua in alto a destra. Poi vado a seminare con il cingolo e la seminatrice, dopodiché vado a rullarci sopra, quindi sarà tutto un unico video fino in fondo. E poi speriamo che venga fuori un bel lavoro, speriamo che cresca la semente, vi faccio poi vedere che cosa ho preso nel dettaglio, i chili ettaro, eccetera, eccetera, eccetera. Direi di andare già subito sopra, tanto è un semplice erpice rotante, con le zappe fatte così a U, rullo elicicloidale posteriore. Quindi saliamo a bordo e vi porto in campo. Comunque spero che si veda, ci sono tutte le code di cavallo sotto, quindi qua è secco ma è umido. Allora vado con le più lente. Perché quella parte lì me lo ricordo anche mentre aravo, è molto più argillosa, di là invece è più sabbioso la terra, quindi è anche per quel motivo. Però così seminarci è un po' improponibile. Non lo so, forse è troppo secca, devo aspettare che faccia due gocce, che rimangono un po' di grumi ancora. Cioè, qua è la parte più argillosa di qua, poi di là è più sabbia, quindi dovrebbe andare meglio. Però non mi convince troppo. Ok, allora qua tiene abbastanza bene, cioè, perché infatti è più sabbiosa questa parte. C'è qualche ciottolo, ma niente di particolarmente preoccupante, secondo me. Quindi va bene. L'unica roba, la parte di là, non lo so neanch'io. Adesso... probabilmente mi sa che lo faccio tutto e come viene viene, pazienza, perché non è come il grano che puoi seminarlo anche a ottobre. Questa cover bisogna seminarla entro fine agosto, comunque specialmente dove sono io in montagna dovevo già seminarla una settimana fa. Solo che non piove, non piove, non piove e il risultato poi è questo. Però secondo me tanto è un esperimento, quindi cioè, dovrebbe andare bene. Qui è perfetto, cioè è solo secca la terra ma riesce a sminuzzarla perfettamente. Quindi io farei così, là vediamo cosa succede poi ripassandoci e poi comunque passandoci con il rullo un po' le zolle vengono sgrossate, quindi vediamo. Poi amen, cioè quello che nasce nasce, non è importante. Alla fine gli esperimenti vanno fatti. Essendoci la senape nel miscuglio, deve andare a fiore la senape, solo che è geliva, quindi d'inverno muore. E qui già, appunto, come dicevo prima, anche fa freddo subito, cioè, quindi è da seminare. Però il clima è così, guardate che polvere che è adesso. Il clima è così, la terra anche, è stata un'estate siccitosissima e quindi proviamo a vedere cosa succede.
Qua si vedo i semi di colza. Ci sono questi qua pallini grossi neri. E poi la senape invece questo qua piccolino giallo. Questi qua gialli. Adesso vediamo come sta. Qua la regolazione della quantità di seme è un po' alla buona, perché in pratica, essendo questa macchina vecchia, non è stata studiata per far passare questo tipo di seme qua, che è l'avena in pratica, fatto così tipo polifito. E infatti qua, secondo me, secondo i miei studi, per far entrare bene il granino così è da mettere, si vede qua il granino, è da mettere su 4-4,5 come regolazione, che dovrebbero essere 4 kg alla pertica più o meno, perché altrimenti più io l'allargo, più la stringo, però non ci passa, più l'allargo così però diventa troppo. Quindi secondo me il giusto è qua, anzi quasi anche su 5. Adesso vediamo. Il pezzo più duro è quello là all'inizio, poi qua va benissimo, è liscio. Faccio sempre 3 giri attorno più o meno e poi lo prendo così a circolo. Adesso poi questo qua è il terzo giro, mi fermo a vedere quanto ne è sceso. No, mi sa che così ne scende troppo, non va bene, devo metterne di meno. Quindi, su 4, 3,5 proviamo 3,5. Ora passiamo con il rullo. Mamma mia, non ci speravo quasi più. All'alba del 4 di ottobre l'ho seminato. Quando è che l'ho seminato? Vabbè, ve lo lascio qua sottoscritto perché non mi ricordo più la data. Comunque era fine agosto. Guarda, non ci speravo veramente più perché non ha mai piovuto. Allora ho detto, ma speriamo che stia lì bello tranquillo. Ah, guarda, qua si vede anche... questo qua dovrebbe essere forse la senape. Meno male, meno male, meno male. Che bello.
Sì. Meno male. E spero che si riescano a vedere le file di semina. Meno male, meno male. Ah, questo è il tipico mese di ottobre-novembre da me. Un cavolo, si vede. Quando ci sono le nuvole. Qua la nebbia non c'è mai, però le nuvole ogni tanto ci sono basse. Perché io sono alto. E è così. Però è partito tutto. Partito tutto. Mi sembra anche di averlo seminato abbastanza bene, omogeneo. Quindi va bene, ottimo. Sono contento. Adesso magari spero di far uscire questo video questo venerdì. Oggi è lunedì. Magari faccio giovedì sera o venerdì mattina, magari prima di finire di montarlo, faccio un altro pezzetto di video per vedere a che punto è la crescita. Se magari in 4-5 giorni è cresciuto, è cambiato qualcosa. Comunque è partito tutto. Bellissimo. Ah, qua si vede bene le file. Grande. Contentissimo. Direi che col sole è un po' più bello da vedere. Sì, in 2 giorni è partito un po' più di senape. Per il resto è più o meno sempre uguale. Però va bene. Ah, guarda che bello, si vedono proprio le linee. Comunque ho imparato che devo avere più pazienza e soprattutto devo guardare non tanto i mesi quanto come sta andando la stagione, perché altrimenti se guardi i mesi, giustamente, diciamo, ti focalizzi sulle temperature medie, che in realtà però di medio quest'anno non c'è stato niente. Quindi io ho capito questa cosa, che sembra una stupidata, però l'ho capita adesso. E poi un'altra roba, oltre a quello che ho appena detto, adesso si è abbassata di colpo la temperatura, perché a inizio ottobre di notte qua va a 6-8 gradi. Quindi in linea teorica comunque era giusto il periodo di semina, perché a quest'epoca sarebbe dovuta già essere alta l'avena e la senape. Invece, essendo partita adesso, non so quanto la senape riuscirà a svilupparsi, però non lo so, vediamo cosa succede. Quindi niente, vi tengo aggiornati, e spero che il video vi sia piaciuto, e niente, iscrivetevi al canale e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao belli!